Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, bella cotonata! Questa è carina sta pettinatura perché è esattamente quella che usava mia mamma, lei aveva tanti capelli e si pettinava così. Vabbè, metteva i bigodini, insomma cose di una volta. Vi dico subito il rossetto che ho perché dopo lo so che me lo... Scusate. Ecco qua, scusate, ho dovuto rispondere alla figlia, era una cosa urgente, prossima volta blocco. Dicevo, no, il rossetto che uso è questa qua, una delle mie amatissime Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon, in particolare questa è la numero 09, molto carina. Rosa, rosso, così carina, simpatica. Simpatico colore. Allora, l'argomento che affronteremo oggi sono i profumi. I profumi. Ne abbiamo fatti anche altri, mi sembra almeno due, e magari vi metto il link sotto. Stavolta volevo dedicare questo video ai miei profumi acquisiti recentemente. Sono quasi tutti dei regali, Natale, più che cose. Sono anche qualche prodotto invece no, ce l'avevo già in uso da un po', anche perché io di profumo non ne uso tanto, faccio due spruzzate. Oggi che avevo pensato, ma no, questo deve essere leggero, mi sono fatta spruzzata, che vi dico soltanto che, come si dice, ho dovuto cambiare la sciarpa perché si era impregnata, proprio due spruzzi erano finiti qui. Invece no, bisogna fare uno spruzzo qui e poi tamponare senza sfregare. Stop, oppure spruzzate qui e poi tamponate. Ecco, non di più perché soprattutto se è un profumo e non un'acqua di colonia, così non riuscivo a respirare. Allora, veniamo ai profumi, quindi quelli più recenti, acquisiti diciamo grosso modo nell'ultimo anno, 2 anni. Tranne uno che ce l'ho già da un po', ma appunto come dicevo mi durano tantissimo e va bene. Ok, adesso mia figlia avrà forse finito, che doveva partire per una meta molto impegnativa di lavoro, ma non parte, appunto. Ok, meglio, ed era contenta tutto sommato di questa cosa. Va bene, scusate, allora interrompo un attimo perché devo rispondere. Scusate, dicevamo, darsi che devo essere ancora interrotta, va bene, magari no. Allora, i miei ultimi profumi, quelli di recente acquisizione. Allora, così li ho, non l'ho fatto in ordine di tempo, li ho fatti un po' così, io li ho tirati giù e li ho qua. Ok, allora, uno è questo qui di Cartusia, che è un brand molto sciccoso che nasce a Capri. Ho visto anche un negozio a Napoli in zona ferrovia e può darsi che ci siano anche degli store in altre città d'Italia. Il Capri ce ne sono due, ben due, ed è uno dei migliori clienti di Cartusia a Capri. È niente poco di meno che Leonardo DiCaprio, pensate un po', che si reca in Italia più di una volta all'anno e in particolare a Capri. Credo abbia dei parenti, non so. Capri, DiCaprio, forse per quello che ci va a fare a Ischia per dire. Mica si chiama di Ischia. Un po' di logica. Questo è quindi il loro profumo, uno dei loro profumi di punta, è unisex. Nel senso, a me sta roba mi fa un po' ridere dell'unisex, perché secondo me questa, come dire, divisione tra profumi maschili e femminili, io non riesco a capirla. Io da una vita, uso profumi cosiddetti maschili, quando ero ragazzina no, perché mia mamma me li comprava femminili, però a volte sentivo, però non osavo usare profumi maschili o comprarmeli, men che meno.
marito detesta i profumi su di sé e non li usa, non li ha mai usati, forse da ragazzo una colonia Alpino Silvestre, così. Era un dopobarba più che altro. E io non sono proprio fissata con i profumi, però li uso. Quindi, quando sono andata a Capri l'anno scorso, non ho resistito e ne ho comprato uno per una persona, poi un bel set con tre cioè no, campioncini, mini size, poi una candela, che poi ho dato, ho regalato a Natale a una mia carissima amica, e avevo anche preso, pensate un po', un profumatore d'ambiente, non lo trovo. Dove l'ho messo non si sa. Ho trovato la scatola, ma vuota. Boh, il mistero del profumo scomparso. Questo è Corallium, che mi ha consigliato, è un eau de parfum che mi ha consigliato la venditrice. Naturalmente sono confezionati magnificamente. E guardate che meraviglia. Adesso vi dico le note, la famiglia olfattiva e tutto. È buono, sì. È buono, buonissimo. È leggermente gialla la bottiglia. Sarà un 100 millilitri, presumo. C'è. Aspettate. 100 millilitri, perfetto. E qui c'è l'etichetta. E poi c'è la loro marca stampigliata in rilievo sulla boccettona. Allora, questo penso che comincerò a usarlo più in là, più in estate, che pensate ce l'ho a sto punto praticamente da un anno, ma non l'ho ancora usato perché faccio così, peggio che con i cosmetici. Li tengo lì perché magari ne ho in uso uno, poi usandone poco mi dura una vita e così via. Di Corallium, vediamo un po' la famiglia e tutto quanto. Allora, Corallium di Cartusia, della famiglia degli agrumati legnosi, quindi tipicamente maschile, ma non ce ne importa nulla. Le note di testa sono mirra, perché quindi essendo legnoso è leggermente speziato, mirra, alloro, mandarino e bergamotto. Le note di cuore sono patchouli, che è una pianta fiorita, legno di cedro e legno prezioso e raro, quindi sono alberi, ho letto così un po' nella spiegazione, sono alberi esotici che hanno un legno molto aromatico. Per esempio io ho un armadio all'ingresso di casa nostra che è un legno orientale naturalmente profumato e infatti tuttora quando aprite l'armadio e comunque spostate l'aria si sente questo profumo di legno, eccetera. Io adoro i profumi acquatici, erbacei, legnosi, leggermente speziati ma non molto. Non li amo quelli con tanta ambra, non amo quelli con tanta vaniglia e tutti i profumi gourmand non mi piacciono. Poi, note di fondo, la salvia, la borracina di albero, che è una pianta succulenta, una specie di pianta quasi grassa, e il muschio bianco, che io adoro, muschio bianco, tè verde per inciso. Non amo molto i floreali, anche se ce n'è uno floreale in particolare che adoro. E va bene. Poi abbiamo, ho diversi, cioè diversi, alcuni prodotti di Creed, che è un brand inglese che adoro. Di questo qui mi hanno dato proprio solo il campioncino quando sono andata in una profumeria meravigliosa di Parma, con una mia amica. E qui mi hanno dato, mi hanno consigliato, dato che io amo Creed, lì per lì ho comprato Silver Mountain Water, Telchi bianco con tappo argento, e questo è meraviglioso perché lo desideravo da tanto tempo. Costa una fucilata, però è la fine del mondo. Sta finendo perché in trasparenza vedo che ce n'è un goccio.
E mi hanno appunto consigliato questo qui, che è un profumo proprio bianco, classificato bianco, che si chiama, ve lo dico subito, il nome è fuori, si chiama L'Eau de Parfum Love in White, quindi amore in bianco. Forse vuol dire andare in bianco, non lo so. E questo è il suo spray. Ho guardato sul sito di Creed, è un, della famiglia floreale, quindi in teoria non di quelli che io amo particolarmente, ma è fresco. Di testa a buccia d'arancia, di arancia italiana, quindi l'agrumato c'è, il cuore l'iris che io adoro, il narciso, la magnolia, mi piacciono molto, la rosa, detesto la rosa, però qui è dunque rosa bulgara, ma la rosa in generale, il profumo di rosa mi sembra sempre un po' cimiteriale, però evidentemente è una nota minore. Poi c'è dunque, poi c'è il fondo, quello di prima era il cuore, il fondo è l'ambra, che è una resina fossile, diverso dall'ambra grigia, che invece è preso dall'intestino del capodoglio, pura bestia. Non so adesso da dove lo prendono, perché non si possono più cacciare i capodogli, spero bene. Poi sandalo, che è un legno, no? Va bene? Il sandalo del Misure, che non è il Missouri, quindi sono comunque legni orientali, e c'è un piccolo fondo di vaniglia, ma insomma, giusto probabilmente per addolcire queste note così amare, amarognole. Poi c'è un profumo che mi è arrivato giusto oggi, è lì che mi è venuta l'idea di fare un videouzzo aggiornato. L'ho preso sul sito di proprio come fosse il verbo amare, ahime, è il sito proprio se chiama così, confezione color cuoio, e praticamente questo consigliato da Giulia Cova è Parfum de Peau. L'altro giorno con qualcuna di voi, più di una, parlavamo un po' in coda ad un video su con che cosa laviamo il corpo. E una abbastanza agguerrita, ma legittimamente, diceva: no, 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 bisogna usare i bagnoschiuma, delicati, delicatissimi, ma bisogna usarli perché il corpo comunque, altrimenti lavato solo con l'acqua, emanerà odori, perché è nella natura delle cose che il corpo emani odori, eccetera, eccetera. Io, come consigliano i dermatologi, le ho mandato anche un link che spiegava un po' questa storia dell'uso dei bagnischiuma, che anche i più delicati sono aggressivi, a meno che uno usi proprio un olio da bagno e non tutti i giorni. Il parere di questo sito, che raggruppava dei pareri, eccetera, eccetera, diceva che è corretto lavarsi con l'acqua. Poi io faccio un leggero scrub con un asciugamanino, naturalmente rigorosamente pulito e dibucato, poi mi asciugo tamponando col medesimo asciugamanino e poi uso una crema idratante. Vi assicuro che non puzzo, cioè, ecco. Poi naturalmente al mattino quando mi lavo metto il deodorante e ok, perché secondo me la pelle pulita emana un ottimo profumo. Questo è lo stesso ragionamento che hanno fatto in questo brand, M, e hanno creato questo profumo Parfum de Peau. Allora, io l'ho spruzzato stamattina, è super persistente senza essere disturbante. Ne ho messo un goccino solo su un polso, e così, questo non è da spruzzare, no. E perché è un profumo intenso, ma è favoloso, proprio ha il profumo. Sì, sono riusciti a replicare il profumo della pelle umana pulita. Una pelle, sembra anche un po' il profumo di una camicia pulita che la indossi, che
che la puoi condividere col tuo lui. Anche questo è unisex, ma non ce ne frega niente. Leggiamo le note olfattive di allora. Dove sei? Parfum de peau di M. Testa c'è la mandorla. Cuore, ecco perché mi piace, c'è la freesia che è il fiore che io adoro in assoluto. Poi c'è il Filadelfo, che non è il marito della Filadelfia, ma è una pianta fiorita detta anche falso arancio, oppure detto anche albero delle siringhe, perché credo che abbia un pistillo sporgente dal fiore, penso. Comunque è un falso fiore d'arancio. E poi il muschio bianco, che amo molto. E le note di fondo sono sandalo, cedro di Oriente, insomma, il vetivè haitiano, che mi sono sempre chiesto: ma cos'è il vetivè? È un'erba, proprio un'erba, ha proprio l'aspetto dell'erba, dei fili d'erba della nostra erba nostrana, anche se questa cresce ad Haiti. E poi l'ambra, ed è sicuramente appunto quindi un profumo fresco, anche un po' legnoso, quindi diciamo, vediamo che ricorre un po' l'elemento, non tanto l'elemento fiorito, ma l'elemento più che altro appunto legnoso e, sì, e agrumato, anche abbastanza ricorre l'agrumato. Poi vediamone un altro sempre di Creed, no? Vediamo cosa che ho guardato, così vado in ordine. Ma Parfum de Peau, ve lo ho detto le note? Sì, ve l'ho detto. Poi abbiamo il Silver Mountain Water di Creed, e che è... Questa è la fine del mondo, mamma mia. Questo è... Non so se è un eau de parfum, non lo so, forse è eau de cologne, perché questo lo spruzzo anche un po' tantino, non è mai disturbante, vabbè. Comunque, vediamo un po'. Per quanto riguarda Silver Mountain Water, le note di testa sono bergamotto, mandarino, il neroli. Cos'è il neroli? Lo sapevo, dopo andiamo a guardare. Le note di cuore sono note assolutamente marine, acquatiche, tè verde e gelsomino, mi pare. Ah no, germogli di ribes, non capisco la mia scrittura. E il fondo è il sandalo e ancora una volta il muschio. Questo è classificato maschile, non unisex, ma lui non ce ne porta, esatto, niente. Poi abbiamo... Comunque il Parfum de Peau, ragazzi, ragazze, andate ad annusarlo dove lo vendono, perché io l'ho preso online. Allora, poi abbiamo, non ce l'ho adesso, un profumo che io ho sempre adorato, è stato il profumo della mia giovinezza, confezione uguale, solo che è fucsia ed è opaca, non lucida come questa. Sempre di Creed, Creed sono carissimi, sono cari, di questi che ho forse sono i più cari. E Spring Flower è della famiglia floreale, sì, ma fruttato, quindi smorza l'aspetto floreale, per quello mi piace. È un profumo iperfemminile, ma ci piace, non ce ne importa niente. Note di testa: mela, melone e pesca. È favoloso, mi deve ricordare qualcosa, perché quando annuso Spring Flower vado fuori di testa, però adesso è diventato talmente caro che non lo compro più. Note di cuore sono il gelsomino, poi forse c'è un pizzichino di rosa ma non si sente, e il fondo è muschio e ambra, quindi c'è poi un fondo un po' amarognolo. E quelle Spring Flower non ce l'ho perché ho smesso di comprarlo, costa troppo. Poi un profumo che ha consigliato su Instagram
quella meraviglia di ragazza che è S-S-S-Inister, cioè Sinister. Vi lascio naturalmente il suo nickname. E suggestionata da una sua recensione di tutti i profumi che hanno a che fare col colore viola, il che sono subito partita per la tangente, questo brand arabo che è Atiab al Marshud, se c'è qualche mio follower, uomo o donna, chiunque tu sia arabo o che conosce l'arabo, lo credo di averlo pronunciato da cani. Comunque, Atiab al-Marshud, Violette o Violet alla francese, come volete, Eau de Parfum. La confezione è ovviamente viola. E questa è abbastanza massiccia, no? Il suo packaging primario. È un Eau de Parfum. E ha un profumo, mamma mia, troppo bello. Ma leggiamo le note olfattive. Violet o Violet è della famiglia floreale ma speziato. Ok, non come l'unico proprio floreale floreale è Creed, che infatti si chiama anche Spring Flower. È considerato unisex, ma come sopra, le note di testa è gelsomino, le note di cuore giglio, viola e lavanda, le note di fondo sono signor, non capisco cosa ho scritto, cardamomo, che è una pianta, gelsomino, lavanda, rosa, ha degli spunti di talcato, poi note di fondo viola e violetta. Grazie a Sinister per averlo segnalato. Poi ne ho uno di cui vi ho parlato 10.000 volte, fino all'ossessione, ma è un profumo che mi ossessiona. È questo qua, di Replica, che Replica è un brand francese che riproduce degli odori familiari, dei momenti di vita, dei luoghi o dei periodi. Questo qui è By the Fireplace, quindi davanti al camino, qualcosa del genere. Provenienza e periodo Chamonix 1971, fragranza, descrizione della fragranza, legno che arde e castagne, style description, female and male fragrance, cioè unisex ancora una volta. Maison Margiela è un brand che fa anche abiti, c'è stata una strepitosa... L'etichetta è di lino, quindi ogni tanto viene giù qualche filo. E praticamente è così, è la confezione, non c'è tappo, c'è questa struttura che come vedete si è anche un po' rotta, non so se si vede, si è un po' sbeccata, ma non in mano mia. E qui c'è un piccolo filo di canapa che rinforza, come dire, l'erogatore. Dicevo che recentemente Maison Margiela ha fatto una strepitosa sfilata di moda con dei costumi di ispirazione un po' direi settecenteschi, ma come dire, avevano qualcosa di perverso, ecco, un po' misteriosi, oscuri, cioè degli abiti pazzeschi, cioè ovviamente non indossabili. Replica. Voilà, tenete d'occhio Replica. Se volete provare i loro profumi con una spesa molto di molto di molto inferiore, questo su Look Fantastic e su altri, si trova anche su vari siti, la riproduzione, c'è cioè la riproduzione, questi flaconcini piccolini, che carini perché poi hanno diversi colori,
dove ci sono 2, 3, 4, 6, sono 10 profumi iconici di Maison Margiela. Naturalmente avete anche By the Fireplace e c'è la foto che evoca il luogo a cui fa riferimento il profumo. Sempre questi set che sono molto simpatici, dove potete così provare con una fialetta, neanche tanto piccola, un brand che vi interessa, che vi intriga, potete prenderle perché costano ovviamente molto meno. Questo per esempio è di Atelier Cologne, sempre francese, e sono le fialette variamente colorate dei loro, potremmo definirle mini size, dei loro profumi più iconici, e così li potete provare, no? Ci sono credo tutti: Pacific Lime, Pomelo Paradis, Orange Sanguine, Vanille Insensée, Oolong, Infini, Lemon, forse è in inglese, Lemon Island, Clementine, è qualcosa in francese, guarda, Clementine California, Cedre Atlas. E insomma, eccoli qua. Potete provarli, è anche molto carina la scatola con tutti questi colorini digradanti che formano un arcobaleno olfattivo. Bene, e poi sul sito potete trovare tutte le note olfattive, quindi questa è Atelier Cologne, quell'altro è la replica, e poi vi ho fatto vedere i miei profumi di odierni, insomma. Questo qui pensate che non l'ho ancora provato, proprio pochi giorni fa. Mentre questo ero troppo curiosa, è arrivato stamattina, l'ho provato subito e sono entusiasta. Grazie Giulia Cova per averlo consigliato. Bene, amiche e amici, questo è un po' il panorama dei miei profumi. Voi avete un profumo del cuore? Volete scrivermelo nel commento? Lo potete fare. E naturalmente io vi raccomando di fare quello che vi fa stare bene, di ecco, ricordarvi che i profumi possono essere una passione, io non ho mai tantissimi, c'è gente che ha veramente armadi pieni di profumo, se ne può fare anche a meno, assolutamente sì. Ripeto, il profumo della pelle pulita è secondo me il profumo migliore che esista, però è piacevole magari mettere un goccino di profumo che ci piace. Vi sconsiglio di metterne tanto, prima di tutto perché non è una forma di educazione, ci sono anche persone allergiche ai profumi, soprattutto per esempio sul lavoro, se si lavora in un ufficio dove ci sono più persone, in un open space, non vi inondate di profumo, secondo me, poi ovviamente ognuno fa come crede. E niente, quindi è un... Cioè, forse giustamente sono caricati di tasse pesanti, anche per quello costano così tanto ormai i profumi. Ci sono comunque, adesso io qui non ne ho, ma ne ho usati tanti. Ci sono alcuni brand low cost, per esempio, l'Erbolario fa dei profumi buonissimi. Per esempio, c'è Assenzio, che secondo me è fantastico, c'è cioè in diversi formati, è considerato maschile, ma non ce ne importa niente. Alla prossima, ciao amiche e amici.